Ciao amici, benvenuti o bentornati sul canale. In questo video vi farò vedere la collezione Primavera-Estate 2020 Oriental Escape firmata da Fan Professionnel. Questa collezione comprende ben 6 nuovi colori vivaci e vibranti ispirati al misterioso mondo orientale. Mi sono lasciata ispirare dai bellissimi colori di questa collezione e ho creato questo bellissimo abbinamento ispirato alle luci e ai colori del Medio Oriente. Io perciò vi invito a visitare il sito www.aleascosmetics.com e scoprire questa nuova collezione. Vi ricordo inoltre che potete approfittare del mio codice sconto del 15% su tutti i prodotti non in offerta. In questo video, oltre a vedere gli swatches di questa meravigliosa collezione, faremo insieme questa nail art golosa ispirata ai donuts, ricoperti da glassa e di zuccherini. Io scommetto che questa nail art super semplice piacerà sia a voi che alle vostre clienti. Il primo colore della collezione è l'H248 Blue Bay, che è un blu medio coprente e nonostante sia un colore pastello, non dà nessuna striatura nell'applicazione e risulta molto omogeneo. Tutti i colori della collezione, infatti, sono super coprenti alla prima passata, super pigmentati, omogenei e si stendono senza striature. Il secondo colore della collezione è l'H249 Emerald Pool. Si tratta di un verde menta molto chiaro, super acceso, che secondo me sta benissimo alle carnagioni scure abbronzate. Questo è uno dei miei colori preferiti che ho scelto per la mia proposta con i colori di questa collezione. Il terzo colore della collezione è l'H250 Green Tempo. Si tratta di un verde lime molto acceso, quasi fluo. Questo colore è leggermente meno coprente degli altri e per una stesura ottimale vi consiglio due passate super sottili. Questo colore, secondo me, è quello che ha più carattere all'interno della collezione, è davvero molto inedito e super particolare. Il quarto colore della collezione è l'H251 Rose Palace. Si tratta di un pescachiaro coprente e forse la tonalità più neutra di tutta questa collezione. Nonostante sia un colore pastello molto chiaro, la stesura è impeccabile e non lascia striature. Il quinto colore della collezione è l'H252 Peachy Hills e si tratta di un pescascuro tendente al corallo con dei sottotoni rosati. Il sesto e ultimo colore della collezione è l'H253 Floral Road. E si tratta di un rosa acceso chiaro dal sottotono freddo. Questo è un altro dei miei colori preferiti della collezione con il quale ho creato il lavoro che vi ho fatto vedere all'inizio. Questi sono tutti i colori stesi a confronto, così potete scegliere quello che vi piace di più e mi raccomando, scrivetemi nei commenti qual è il vostro colore preferito della collezione. E adesso passiamo alla realizzazione della Donuts Nail Art. Come base della nostra nail art ho scelto la base HD G003. Essendo prima uno strato di scivolamento e poi una quantità più abbondante di prodotto per dare maggior coprenza. Se mi serve, capovolgo la tip per qualche secondo per far livellare il prodotto. Se volete un effetto più chiaro e rosato, potete optare per la base HD G002. Dopo aver applicato la base, stendo uno strato di Matte Top Coat No Wipe, che è un finish senza dispersione e effetto opaco.
Adesso prendo un colore a scelta dalla collezione e io ho scelto l'H253 Floral Road e comincio a creare la glassa del donuts. Non è assolutamente necessario essere precisi, applico direttamente con il pennellino in dotazione al prodotto sulla parte superiore della tip. Adesso prendo lo swirling tool e lo useremo dalla parte del dotter. Senza polimerizzare il prodotto che ho steso in precedenza, vado a creare tre palline di semi permanente ad altezze diverse per creare le gocce. Adesso usiamo il pennello liner numero 15 di Alias Cosmetics. E si tratta di un pennello con le fibre sintetiche molto lunghe, adatto per le linee sottili. Con questo pennello prelevo una piccola quantità di prodotto sulla punta e congiungo le palline che ho fatto prima con la glassa, formando così delle gocce. Vado a sistemare poi l'altra estremità delle gocce in modo che si congiungano in maniera armoniosa con il resto della glassa. E quando sono soddisfatta, procedo a polimerizzare il prodotto per 60 secondi. Ho scelto tre altri colori della collezione per fare gli zuccherini e potete scegliere dei toni che creano contrasto con la glassa. Uso adesso un pennellino liner molto sottile e dalle setole corte per creare gli zuccherini. Prelevo una piccola quantità di semipermanente, appena sufficiente per impregnare le setole, e faccio delle sottili linee in maniera sparsa e disordinata per ricreare gli zuccherini appoggiati sulla glassa. Per ottenere un effetto ancora più realistico, potete disegnare gli zuccherini proprio sul bordo della vostra tip o della vostra unghia, in modo che la creazione sembra proseguire al di fuori della vostra tip. E vedrete come, seguendo questo piccolo consiglio, la vostra creazione diventerà molto più bella. Adesso vado a sigillare solo la parte della glassa usando il Top Coat No Wipe, che è un lucido senza dispersione adatto sia al semipermanente che agli altri materiali di ricostruzione. Per applicare il lucido prima uso il pennellino in dotazione e poi vado a rifinire i particolari con un pennellino liner. E adesso, se siete arrivate fino a questo punto del video, commentate qui sotto con l'emoji del donuts. E anche questa volta il video è giunto al termine, io spero che questa nail art vi sia piaciuta e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!